Eccoci qua. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono la Fra e oggi siamo qui per proseguire su Nier Replicant. Ma in particolare cercheremo di sbloccare il finale C e il finale D. Come vedete ho già concluso una terza run. Ci ho messo solamente 2 ore correndo, quindi saltando i video e correndo per le aree. 2 ore giuste per arrivare a questo punto, al sacrificio di Emil. Ho iniziato a registrare da qui perché so che c'è una piccola scena aggiuntiva presente solo nella terza run. In questa terza run è stata identica alla seconda run, quindi non alla prima, alla seconda, con qualche piccola aggiunta. In particolare abbiamo visto 3 scene di Debole Popola che confabulavano alle nostre spalle, che lasciavano intendere che in realtà loro ci stavano spingendo a fare quello che abbiamo fatto per poi volerci fermare all'ultimo momento, però non ci sono riuscite. E poi c'è stata una scena alternativa del finale del relitto, più positiva direi. Queste sono state le uniche differenze che ci sono state nella terza run rispetto alla seconda, cosa che non approvo tantissimo. Avrei preferito che non ci fosse niente di diverso, così da poterla rushare e saltare tutto, no? Invece ci sono delle piccole aggiunte che rendono la terza run comunque non skippabile. Anche qui dovrebbe esserci qualcosa. Quindi non saltiamo il video di Emil, purtroppo lo dobbiamo vedere di nuovo. Mamma mia, la disperazione nella voce di Kainé. Now get going, okay? Emil. Don't worry about me. I'm gonna be fine. Sappiamo comunque, grazie al finale della seconda run, che Emil è sopravvissuto. Ovviamente, essendo un'arma così potente, costruita apposta per essere l'arma più potente esistente, non può distruggersi, neanche autodistruggersi. Infatti, la sorella, che è da lei che lui ha preso questo potere così immenso, doveva essere pietrificata da lui, che era l'unico in grado di fermarla. Quindi, siccome lui ha tutti e 2 i poteri, ragazzi, cioè, non si può arrestare. Certo, non si può suicidare, no? Allora, fino a qua mi sembra tutto normale. Esattamente come l'abbiamo già vista. I want to see you again. I want to see all of you again. Il contrasto, stava morendo come un eroe fiero e invece all'ultimo momento ha avuto paura e si era annicchiato. I'm scared. I don't want to die. Ecco, c'è un'aggiunta da leggere? Oscurità, buio senza fine. Senza fine e fine e fine. Occhi chiusi, occhi aperti. Non aveva importanza. All'oscurità si aggiunse una sensazione misteriosa creata dall'unione di un dolce suono e un freddo terribile perenne. È forse un sogno? Con l'intenzione di pizzicarsi le guance, allungò il braccio verso il volto, ma la mano non si mosse. In realtà la sua mano era scomparsa. Guardò il suo braccio e vide solo l'osso. Si guardò ai piedi e scoprì che erano scomparsi, esattamente come le gambe, fino alla coscia. Quello che rimaneva del suo corpo iniziava a scomparire, tramutandosi in frammenti più piccoli della polvere. Il suo corpo stava scomparendo, presto non sarebbe rimasto più nulla. Questa è la morte, eh? All'improvviso gli venne in mente il suo passato. I momenti vissuti con la sorella apparivano come stelle cadenti. Anche se duravano solo per un momento, erano così forti da illuminare l'oscurità. Presto si aggiunsero altri ricordi, ammucchiandosi uno sopra l'altro e fondendosi insieme in una luce calda e brillante. Sogno di Emil, promessa. Svegliati, svegliati!
Improvvisamente si ritrovò senza coperta e la luce del sole gli bruciò gli occhi. «Ehi, pigrone!» chiamò ancora la voce. A poco la vista sfocata del ragazzo si fece più nitida. Davanti a lui, con il viso acceso da un sorriso radioso, c'era sua sorella gemella, Halua. «Buongiorno, Halua!» «Se fossi in te non sarei così allegro, l'insegnante sarà qui a momenti», Alua afferrò il fratello trascinandolo sotto il letto, dove si misero ad aspettare l'arrivo dell'insegnante con i batuffoli di polvere come unici compagni. Appena Emil aprì la bocca per fare una domanda, Alua lo zittì con una mano. «Non iniziare, abbiamo deciso ieri, ricordi? Quando arriva saltiamo fuori e lo spaventiamo per bene». Dopo qualche minuto la porta si aprì e una donna esile entrò nella stanza. «Buongiorno, Alua, buongiorno, Emil. Siete pronti per...» Emil guardò la sorella che stava soffocando le risate e non riuscì a trattenersi, così i batuffoli di polvere iniziarono a sollevarsi, entrandogli nel naso e facendolo starnutire all'unisono. All'improvviso il volto dell'insegnante apparve davanti a loro. «Eccovi qui, Monelli! È tutta colpa tua!» disse Alua. «Hai rovinato tutto starnutendo!» «Io? Hai starnutito anche tu!» si lamentò offeso Emil. «Ora smettetela!» riprese l'insegnante cercando di nascondere le risate. «Uscite da lì sotto e lasciate che vi misuri la temperatura». I due strisciarono fuori contenti e andarono da lei. L'insegnante era una bella donna con una voce gentile che Emil avrebbe ascoltato volentieri per il resto della vita. Infatti, la sua parte preferita della giornata era quando lo veniva a svegliare. L'insegnante si accomodò, facendo segno a Emil di sedersi sulle ginocchia, e lui corse da lei felice. Poi la donna gli infilò un termometro freddo sotto l'ascella, facendolo rabbrividire. «Scusami, fai il bambino coraggioso e resti ancora un po', d'accordo? E resisti ancora un po'». Emil odiava farsi provare la temperatura ogni giorno. Il termometro era sempre così freddo, ma ormai abitava all'istituto da 2 anni e c'era abituato. I suoi genitori erano morti in un incidente molti anni prima. E avevano detto a Emil che l'istituto in cui era stato mandato era una casa per gli orfani, ma lui non ci aveva mai creduto. In fondo, la maggior parte degli orfanotrofi non era piena di dottori in camici bianchi che tenevano lezioni continuando a farti sempre le stesse domande strane, attaccando bizzarri cavi al tuo corpo e costringendoti a entrare in casse enormi. Era un processo infinito e i test continuavano senza sosta. Nonostante questo, Emil sentiva che l'insegnante era diversa. Parlavano di problemi quotidiani, gli leggeva i libri e quando c'era tempo mangiava insieme a lui. Era la cosa più simile a una madre che Emil avesse mai avuto. Dopo la misurazione della temperatura, Emil e Alue aspettarono la colazione, ma quel giorno era cambiato qualcosa, la loro insegnante era strana. «Emil, ti ricordi che giorno è oggi?» gli chiese a bassa voce. Emil guardò sua sorella che lo osservava con un sorriso enorme. «No, lo devi scoprire da solo!» gli disse. Ma nonostante i suoi sforzi, Emil non riusciva a ricordare. «Mi dispiace!» rispose alla fine. «Non lo so proprio!» Con un sorriso, l'insegnante tirò fuori dalla tasca del camice un pacchetto. Era un sacchettino chiuso con una cordicella e con un bel fiocco rosso in cima. «Buon compleanno, Emil!» gli disse. «Buon compleanno a tutti e due!» «Oh, grazie!» esclamò Emil. «Posso aprirlo?» «Certo, non è niente di speciale, ma spero che vi piaccia!» rispose l'insegnante. Emil sciolse il fiocco e aprì il sacchetto, vedendo al suo interno dei biscotti. Erano quelli che mangiavano sempre, ma il fatto che fosse un regalo dell'insegnante li rendeva speciali. Mentre Emil sussultava per la sorpresa, sua sorella si lasciò sfuggire una risata osservando il fiocco rosso. «Mamma, che vitaccia, povero Emil!» «Buon compleanno, Alua!» esclamò Emil, prendendo un biscotto e porgendolo alla sorella. Senza aspettare, Alua prese il biscotto, finendolo in 2 morsi. «Buon compleanno anche a te, Emil!» Poi, ricordandosi qualcosa, Alua corse verso la piccola cassettiera che i due condividevano. Aprendo con forza un cassetto inceppato, tirò fuori un foglio nascosto sotto un camice bianco e tornò dal fratello. «Ecco il tuo regalo», gli disse, consegnandogli imbarazzata il foglio. Osservando il regalo, vide che la sorella aveva scarabocchiato la scritta «Buon compleanno, Emil», vicino al disegno di una persona così colorata che doveva essere stata disegnata usando tutti i pastelli della scatola. «Ero io». Emil non riuscì a trattenersi e strinse la sorella in un forte abbraccio. «Grazie», le sussurrò mentre lei lo stringeva a sé. «Il prossimo anno ti farò un ritratto anch'io». Lui e sua sorella erano insieme. E c'era anche l'insegnante, era il suo compleanno. Emil pensava di non poter essere più felice di così. «Sono felice che il disegno di Alua sarà l'ultima cosa che ricorderò. Sento un'oscurità profonda e perfetta scendere sui miei occhi e capisco che il mio tempo è arrivato.
Ho così freddo. Mentre cerco di ricordare il calore di un abbraccio, mi chiedo se quel viso terribile sarà tutto quello che resterà di me. Alua, mi dispiace. Non sono riuscito a mantenere la mia promessa. Mi dispiace, mi dispiace così tanto. Ma tra poco ti raggiungerò. Aspettami. Wake È la voce della sorella. up. Wake up. Come on, Emil. Wake up already. You Alua, haven't sei changed a bit, have you, lazy bones? Alua, sei venuta per me. Sono No, morto. Emil. You're not dead. I'm just here to keep my promise. In quel momento, quel mondo fatto di oscurità esplose in mille colori. Rosso, giallo, blu e così tanti altri colori di cui non sapevo nemmeno il nome, colori che non avevo mai visto prima. Sembrava che qualcuno avesse usato tutti i I pastelli told you della I'd scatola. always be watching over you, didn't I? Alua, io Don't worry non. about it, you butt. Looking after little brothers is just what big sisters do. La sua voce sta Sorry, svanendo. Emil. Looks like I'm out of magic. Alua, aspetta, But portami you con are te. with me. I'll always watch over you. So we'll always be together. Alua, no, Don't non cry, Emil. andartene. I want you to be happy. Promise me that you'll live for both of us. Mamma, perché non l'hanno messa nella prima run questa? L'oscurità che stava per avvolgermi è scomparsa, sostituita da un brillante cielo blu. Non so dove sono o cosa dovrei fare ora, ma sono contento di essere qui, ora lo so. Lei mi ha dato il coraggio di accettarlo. Basta piangere, vivrò sempre sorridendo. Perché gliel'ho promesso. Infatti la sua maschera, cioè non è la maschera, la sua faccia sorride sempre. Ok, credo che l'aggiunta fosse questa. E poi lo vediamo scomparire, non abbiamo ben chiaro di che cosa è successo, però poi lo rivediamo nel deserto, ok? Cioè, quella scena del deserto non credo che fosse un riferimento diretto a Nier Automata, no? No, non penso fosse un riferimento a Nier Automata, ragazzi, qui lo saltiamo perché scusate, non voglio rivedere. Non credo fosse come dire che poi da lì iniziava Nier Automata, no, è impossibile, anche perché in Nier Automata c'era una questione delicata riguardo Emil e quindi non penso che abbiano semplificato così. Allora, adesso facciamo la boss fight finale. Dopodiché dovrebbe cambiare qualcosa dopo la boss fight, ok? Ci siamo. Allora, ragazzi, io ho tenuto la lancia fino a questo momento. Ho messo delle parole un pochino più forti. Ve le mostro giusto per. Ops. Vabbè, le armi ovviamente le abbiamo tutte, altrimenti non ci si sbloccherebbe nulla, eh. Ho messo potenza d'attacco più 30 e tasso di esperienza più 30. E infatti siamo saliti un po' di livello nonostante abbiamo rushato la terza run. Siamo a livello 37. I soldi non mancano. E ho potenziato l'arma dal fabbro, quindi ce l'abbiamo di livello 2. E devo dire che veramente è fortissima questa roba. Non so neanche cosa dire, è fortissima. Cioè, ma proprio è molto più forte delle altre, non c'è proprio storia. Certo, l'unica cosa, appunto, magari qualcuno può preferire una spazzata più ampia, però se si guarda esclusivamente il danno, la lancia della Fenice, che è questa, è decisamente la migliore. Comunque delle combo con spazzate e cose così le fa, non è che ha un raggio strettissimo. Oddio, non vedo niente. Bene. Allora, non so se la boss fight sarà identica. Io registro tutto, poi al massimo, se è identica, ve la taglio, ok? Guardate, guardate. Siamo invincibili.
L'unica cosa scomoda è che dovremmo ottenere due finali, finale C e finale D. E per ottenere il finale D dovremmo ricaricare la partita, no? L'unica cosa scomoda è che l'ultimo salvataggio, ragazzi, è l'entrata del santuario. Quindi praticamente dobbiamo rifare tutta quella parte di nuovo, perché non ci sono salvataggi nel mezzo. E non esiste, ovviamente, la selezione capitoli. Ok, ragazzi, siamo al punto in cui Vice ha perso tutti i suoi poteri. Yona Shade si è suicidata. E non dobbiamo fare altro che finire lo Shadow Lord. Aia. No. No. Dio. Ok. Ci siamo. Eccoci qua. Allora, adesso c'è un momento in cui Fra, che poi non ho ancora capito perché abbiamo potuto scegliergli il nome. Forse l'abbiamo fatto semplicemente perché lui, essendo un replicante, potevamo mettergli, cioè, per enfatizzare il fatto che non è altro che un contenitore, in teoria. Che poi sappiamo, comunque, nel gioco è sottointeso che non è così, ok? Qui ha esitato un attimo, però poi l'ha ucciso. E adesso? Well, ain't that precious? I'm happy for him. Sono felice per loro. Allora, questa è la necrografia. The black scroll has almost completely taken you over. Yeah, I know. But goddamn, we had fun, huh? Killing and killing and more killing. What a rush. Yeah. Wait. No. No, no, no. It wasn't fun at all. I turned you into a killing machine. I spread evil and chaos around the world. But it all feels so empty now. Why? I don't understand. Sorry. Looks like you stayed inside me for a little too long. Sunshine. Stop! Don't be nice to me! Don't make me feel like this! Si sta... Ah, ok, praticamente lui è... Tiran era convinto di attaccare Kainim, ma in realtà la cosa era reciproca. Quindi si è addolcito anche lui. I'm gonna swallow you up, sunshine. Gonna swallow you whole. Oh, cacchio. Che bello. Possiamo parlare, le aspettate? Guardate, lo Shadow Lord è stato lì seduto sulla sedia a guardarla per tutto il tempo. Sta male, Kaine. Kaine? What is it? Listen to me. The shade inside me is growing and I can't stop it. Perché le si è addolcito il cuore, tra virgolette. Real soon I'm gonna go berserk. I can't hold it back anymore. Allora, questa cosa della necrografia mi confonde un po', come avete capito, come vi ho già spiegato, perché è una malattia, ok, dei replicanti, ok, che interessa, che conosciamo che ce l'ha, sono Kainé e Yona, però mi confondeva il fatto che Yona l'avesse ma non avesse una shade dentro di sé, ok, perché Kainé soffre di necrografia per via del fatto che ha Tiran dentro di sé, mentre Yona ne soffriva per un altro motivo che a me è oscuro, ok? E questa cosa durante il gioco mi aveva un po' confusa, perché pensavo che Yona avesse una shade dentro di sé da piccolina, no? Invece non è così, ok? Quindi la necrografia di Kainé invece è dovuta al fatto che lei ospita un'anima, quella di Tiran, che non è la sua, ok? Non è compatibile, diciamo, e questa cosa la fa, come dire, buggare. Kainé, you have to fight. You have to... Just shut up and listen to me.
Emil is gone, all right. So there's no way anyone. Emil era l'unico che la faceva tornare in sé. Please. Before it comes to that, I want you to kill me. Era l'unica rimasta. Oh no. Dicevo appunto che Emil e Vice sono morti. Che poi vabbè, Emil non è morto, però vabbè. E Kanye invece è l'unica sopravvissuta invece. Oh cacchio. No, la dobbiamo uccidere? Well, hell, sunshine. It's not like I can stop it. When Gestalts go out of control, they lose their minds. Both of our memories will be completely overridden. Kaine! A lei gli dice di scappare perché è ancora un po' cosciente, no? Quando un Gestalt prende il sopravvento non c'è modo di... Damn it. I have to do something. Ma come faccio senza Vice? Scusate. No, non posso scappare, che ti devo uccidere. Aia. Non posso fare niente. Cacchio, ragazzi. You made it this far because you were with us, Kaine. I'm who I am today because of you. I'm not going to give up on you. I'm not going to abandon someone I love. I'm going to save you. I swear it. Oddio. Oddio, quella fase è stata un incubo. Well, there might be one way to save her. Who said that? It don't matter, so don't ask. Just shut up and listen. Sta parlando Tiran. È la prima volta che lui sente la sua voce, ovviamente. Wait, are you? I said, listen. There's a way to save Kaine's life. All right. Oddio, Tiran. You have to make a difficult decision. I'll do whatever it takes. When the time comes, I'm going to pin Kaine down. Immobilizzerò. As soon as I do, you need to stab her in the heart. No, I can't. Fine. Don't believe me. Stand around with your thumb up your ass and watch her die a terrible death. Damn it. C'è dato di pugnalarla nel cuore, ma sarà vero? Sì, perché Tiran si stava... Cioè, Tiran vuole salvarla. Quando lui la immobilizzerà, noi dovremo pugnalarla nel cuore. Oddio! No, ma senza Vice, cioè, veramente. Cacchio. Penso che di dialoghi non ce ne siano più. Mi viene da usare Vice anche se non c'è. Ancora. Oddio, oddio. Ragazzi, è agilissima. Cioè, è una minaccia molto più grande delle volte in cui Tiran l'aveva posseduta all'inizio, perché questa volta è molto più forte. Io no. Peggio dello Shadow Lord, eh? Ok. Very nice. Now, if you want to save your precious Kaine, there are two ways to do it. One is to plunge your sword into her chest. That's what she wants after all. Freedom from burdens, freedom from life. What's the other way? Lei ci ha chiesto di ucciderla.
is to make her a normal human being again. But to make that happen, you gotta trade your own existence for hers. Well, there you go. Good luck with that. You're that shade. The one who lives inside Kaine. Why are you trying to help her? Probably for the same reason you are. Enough talk. Make your choice. Per gli stessi motivi? Oddio mio. Allora, ha detto che noi possiamo salvarla in due modi. Uccidendola come lei ci ha chiesto, così poniamo fine alla sua sofferenza. Oppure sacrificandoci per salvarla e farla diventare un essere umano normale. Uccidi Kaine e liberala da questo supplizio. Che brutto scegliere questa cosa. Però l'abbiamo fatto, l'abbiamo trafitta. Mio Dio, io non pensavo che lui la ricambiasse. Kaine, let's go home. Come torniamo a casa? Can you hear me? I spent years inside Kaine's body, tormenting her from within. I felt her pain, her emotions, as if they were my own. And there was so much pain. So when I say she's free now, I want you to believe me. Thanks to you, Kaine has been forgiven and saved. Oh, wait. She had a final message for you. No. Thank you. Che dramma. Ma Yona dove è finita? No, ragazzi, che dramma! Cioè, io credevo che Kaine se ne sarebbe andata via e basta. Invece c'è stato il finale C che praticamente non è un finale alternativo e niente. Semplicemente è ciò che accade dopo, ok? Come avete visto, abbiamo dovuto fare una scelta. Noi abbiamo scelto di uccidere Kaine, quindi abbiamo fatto la scelta più di comodo, diciamo, però forse anche più sensata, secondo me. Adesso vi spiego perché. L'abbiamo dovuta fare perché il finale C va assolutamente ottenuto prima del finale D. Questa è una cosa che ho dovuto imparare, insomma, sapere prima di arrivare qui per non commettere un errore che ci sarebbe stato fatale. Quindi il finale D lo otterremo tra poco, vi farò un montaggino e arriveremo direttamente al punto della scelta. Penso comunque che sia più sensato, secondo me, scegliere questo perché il protagonista era accecato dal voler salvare la sorella e riportarla a casa, quindi sacrificarsi per Kaine mi sembra poco nel personaggio di Fra. Anche se, vabbè, il personaggio di Fra siamo noi, quindi decidiamo noi. Però se proprio dobbiamo andare a vedere, secondo me lui, anche perché comunque questo legame con Kaine, cioè ho percepito molto di più il legame tra Kaine e Mil piuttosto che il legame di Fra con Kaine. Mi è piaciuto molto il risvolto romantico, comunque sono una bellissima ship decisamente. Il personaggio di Kaine è quello più carino, come è scritto, insieme ai Mil, sono assolutamente i personaggi migliori qua dentro.
E quindi insomma non me l'aspettavo. Poi lui addirittura le ha dato un bacio prima che morisse. Poi ha stretto il pulviscolo dicendo adesso andiamo a casa, che ne è stato trauma. Sono un po' preoccupata per l'altra scelta, cioè sostituire la nostra esistenza, sacrificare la nostra esistenza per lei e permetterle di diventare un essere umano. Questo sarebbe davvero positivo per Kainé? Non lo so. Tiran è stata una rivelazione. E niente, adesso vediamo che cosa succede. Dai, facciamo un montaggio e vediamo direttamente che cosa succede con l'altra scelta. Ok ragazzi. I'm gonna swallow you up, sunshine. Gonna swallow you whole. Che bello che Fra guardava così Yona, avete visto? Niente, allora, siamo qua. Facciamo finta che io abbia ricaricato la partita e siano passati pochi minuti e non che io abbia sovrascritto il salvataggio automaticamente senza pensarci e abbia dovuto rifare tutta una run. Queste sono le nostre stat al momento, siamo a livello 42. Comunque, a idea di questo, adesso siamo qui per fare l'altro finale. Quindi, abbiamo ottenuto già il finale C, otterremo il finale D. Vediamo un po' che cosa ci riserva. Kaine? Listen to me. The shade inside me is growing. And I can't stop. Tiran in questo momento si sta impossessando di Kaine. E lei ci chiede di ucciderla. Nel primo finale abbiamo fatto come lei ci ha chiesto, ok? È stato un finale molto romantico e allo stesso tempo tragico. E adesso siamo qua. Tra l'altro la dobbiamo affrontare senza Vice. Questa è la cosa più difficile, secondo me. Qui è invulnerabile in questa fase. Guardate come sta la sua posa quando si trasforma. Ci siamo, ci siamo. Mamma, con queste spade. Ok. Ok, Tiran in questo momento, mentre lei è praticamente priva di coscienza, la tiene ferma. Very nice. Enough talk. Make your choice. Tiran è rimasto molto impressionato dalle parole che gli ha rivolto Kainé durante lo scontro col cinghiale, quando gli ha detto praticamente che lei capisce che lui si comporta così e fa lo scontroso e il malvagio perché in realtà si sente solo e che lei l'ha capito perché anche lei si sente così e per quello che fa la scontrosa. E quindi Tiran praticamente vuole fare questa cosa per lei, ok? Allora, noi per ottenere il finale C abbiamo ucciso Kainé e l'abbiamo liberato da questo supplizio. Invece, in questo finale, sacrificheremo la nostra esistenza per rendere Kainé di nuovo umana, che però in inglese ha detto a normal human being. Io non so che cosa intende, cioè forse Tiran lascerà il suo corpo? Disappear from this world. Your sister, your friend. Oh, oh. You and any sign that you ever existed will be erased. But in exchange, Kainé will return to her mortal life. Se selezioni questa opzione, tutti i tuoi dati salvati verranno eliminati. Esattamente come in Nier Automata, ragazzi, succede, ok? Quindi perdiamo tutti i nostri salvataggi. È una cosa che piace molto a Yokotaro, quella di distruggere tutti i nostri progressi. Tra l'altro, non semplicemente distruggere tutti i nostri progressi, ma distruggerceli dopo che abbiamo fatto innumerevoli run per arrivare a questo punto. Quindi il peso si sente ancora di più in questo caso. Vuoi davvero continuare? Sì. Anche se cambi idea ora, potrai tornare a questa sezione completando nuovamente il gioco. Vuoi davvero continuare? Sì. Tutti i dati salvati verranno eliminati. Potrai selezionare questa opzione una sola volta. Vuoi davvero continuare? È la tua ultima possibilità per cambiare idea. Vuoi davvero continuare?
Il nome del giocatore da cancellare. Ci fa vedere che cancella tutto dal grimorio. Pesce sciamano. Sai che perdita. Tutto cancella, tutto ciò che abbiamo ottenuto, a tutte le parole, molto bene. Vabbè. Abbiamo circa 38 ore di gioco, praticamente. Ciao ciao! Non ho idea di che cosa possa essere successo, ragazzi. Cioè, non... Are you all right? Yona? It was you. The one who helped me, I mean. Wasn't it? Oddio mio. Non c'è proprio. Thank you so much. I'm glad you're okay. What's wrong? I mean, you defeated the Shadow Lord and everything. È scomparso dall'esistenza, come se non fosse mai esistito. Come è possibile questa cosa? I don't. This is a lunar tear. How pretty. Yes, I am. Non l'hanno fatta vedere piangere. Cioè, Yona proprio zero, cancellato completamente, fratello è esistito. Kaine sì, ha una reminiscenza praticamente. Allora, ragazzi, mi confonde like questa cosa. I just found something special. Something very special. Oh cavolo, che trauma questo finale, mi sento male. Allora, mi è piaciuto molto il risvolto che il gioco ha avuto in questi ultimi due finali, anche se avrei preferito che il rapporto tra Fra e Kainé si intuisse. Quindi che si intuisse che fosse un rapporto romantico un po' prima, perché soprattutto il fatto che Fra la ricambi arriva un po' all'improvviso alla fine, e magari se non avessi dovuto aspettare tutte queste run per avere queste informazioni, avrei potuto godermi per esempio la seconda run sapendo già dove il gioco sarebbe andato a parare, quindi cercando
magari di trovare di più dei dettagli che mi facessero notare in effetti il fatto che Fra e Kainé stessero stringendo un legame così importante, perché è veramente stupendo il fatto che abbiano scelto di farli legare da questo rapporto che spinge addirittura Fra a sacrificarsi completamente per lei. Quindi possiamo dire che alla fine era quasi più importante di Yona per lui, Kainé, ok? Questa cosa arriva un po' all'improvviso alla fine, così come la scena in cui Kainé si accorge di essere innamorata di lui quando lo sbatte al muro. Quindi avrei preferito che arrivasse un pochino più lentamente questa cosa, così da potermela godere di più. Però comunque i due finali sono entrambi molto belli, molto romantici in modo diverso. Il primo, appunto, lui che la bacia sul punto di morte, la seconda invece Kainé che le scende la lacrima, ma praticamente non si ricorda perché ha appena trovato, più che perso, Fra ha trovato qualcosa di molto importante, cioè sente appunto l'amore per lui, no? E può lasciarlo succedere per il fatto che Tiran non è più dentro di lei. Io ho inteso così, conclusi questi finali, siamo arrivati appunto al finale D e ancora mi è un po' confuso il concetto di replicante, nel senso che non so se i replicanti sono intesi come androidi all'interno dei quali dovevano essere inserite le anime degli esseri umani, quindi che gli esseri umani hanno creato gli androidi come replicanti di se stessi, così da poter inserire le loro anime là dentro e continuare a vivere, oppure sono semplicemente dei cloni, perché comunque li vediamo crescere. Quindi, non lo so, potrebbero anche essere semplicemente dei cloni svuotati dalle loro anime, che si pensava che sarebbero stati solo dei contenitori, invece come abbiamo visto hanno dei sentimenti, e come, tanto che Fra addirittura si è sacrificato per salvare, ha dedicato la sua esistenza praticamente a salvare la sorella, e poi si è sacrificato, ma non c'è musica. Non c'è musica. Quindi dicevo, si è sacrificato per salvare Kainé, quindi ovviamente il concetto di anima è un po' astratto e molte sfaccettature, non si può ridurre a un concetto unico, ok? Quindi si sviluppa anche. Questa cosa ricorda, secondo me, un po' Kingdom Hearts, il concetto di cuore. Potrebbe esserci un accostamento sulle due cose. E quindi tutti e due i finali sono molto tragici, perché nonostante alla fine abbiamo trovato una bella storia d'amore, e sono incompatibili, quindi o c'è Kainé che vede scomparire Fra, oppure c'è Fra che vede morire Kainé tra le sue braccia, non c'è una via di mezzo. Ora, potrebbe sembrare che il gioco sia concluso, però ci sono ancora delle cose che sono rimaste in sospeso. A questo punto però credo che Emile, quello fosse un riferimento Nier Automata, ragazzi, non mi è chiaro, perché in Nier Automata noi incontravamo Emile, tra l'altro proprio sotto forma di testa all'inizio, però ci veniva spiegato che non era detto che fosse l'originale Emile, perché c'era il concetto che lui praticamente si sdoppiava e perdeva i ricordi, e che ne esistevano diversi di Emile. Quindi non credo che sia stato tutto semplificato con questa cosa del collegamento con Nier Automata nella scena del deserto, perché questo implicherebbe che l'Emil che abbiamo incontrato è quello originale. Quindi manca un pezzo di storia che non mi è chiaro, che probabilmente è stato spiegato in Nier Automata, ma io, non conoscendo il personaggio di Emil, non avevo potuto cogliere. E quindi, vabbè, al di là di questa cosa che è rimasta in sospeso, e comunque del concetto dei replicanti che mi piacerebbe cogliere di più, ma forse mi sto soffermando su una cosa che non è proprio il punto e che non è approfondita al massimo, no? Al di là di questo, abbiamo cancellato i dati di salvataggio, quindi la prossima partita ovviamente sarà una nuova partita. Però c'è un segreto, quindi il finale E, l'ultimo finale che noi dobbiamo ottenere, possiamo ottenerlo giocando quella partita, non integralmente, quindi tranquilli, ma da un punto specifico dell'infanzia di Fra, che forse potremmo chiamare in modo diverso. Qualcosa di molto speciale si chiama il trofeo. E vabbè. Quindi, giocando la partita, nuova partita, che apparentemente è una partita nuova, che non ha niente a che fare con quella vecchia, arrivati a un determinato punto del gioco,
Succederà qualcosa che non ho idea di che cosa sia e che vedremo nel prossimo episodio. Così concluderemo definitivamente l'esperienza su Nier Replicant e solo allora vi farò il mio commento finale al gioco, anche se di cose ne abbiamo già dette, ragazzi. Grazie per aver giocato. C'è la lacrima lunare nell'acqua. Non ci sono più salvataggi, no. Ok, ovviamente noi dovremo fare una nuova partita. Vedete che comunque il menu ha qualcosa di diverso nonostante abbiamo perso tutti i salvataggi. Quindi resta una sorta di traccia del fatto che noi abbiamo già giocato e ottenuto il finale D. Quindi niente ragazzi, allora penso che il finale E lo metterò in un unico episodio, che così ci prenderemo anche del tempo per parlare, perché non durerà tantissimo. Ora non so... non so quanto tempo di gioco o di filmato ci sarà, però insomma sarà un episodio piuttosto breve il prossimo. E faremo anche un commento finale. Io spero che la serie vi sia piaciuta, c'è stata qualche disavventura come il sovrascrivere il salvataggio all'ultimo momento. Proprio non ci stavo pensando, cioè l'ho proprio ho schiacciato e solo allora mi sono resa conto di quello che avevo combinato. Vabbè, ho dovuto fare una run in più, 2 ore di gioco, non è niente di grave. Comunque abbiamo perso tutto. Dei trofei ne ho guadagnati parecchi, soprattutto nell'ultima run fatta in fretta e furia. Poi magari vi dirò che cosa, se ne ho ottenuto qualcuno di particolare. E niente, ci vediamo nel prossimo ed ultimo episodio di Nier Replicant. Grazie e ciao a tutti!